la cartuccia Panasonic MB2000 è chiusa da una serie di ganci che si trovano nei lati della cartuccia e sono indicati dalle frecce rosse. Usando un cacciavite piatto, allenta questi ganci in questo modo, facendo ovviamente attenzione a non rovinare la cartuccia e soprattutto il tamburo. E poi solleva il coperchio della cartuccia e toglilo. Svita la vite che si trova in questa posizione. E togli il pezzo di plastica laterale. Sfila l'asta di metallo. E togli il tamburo, facendo attenzione che è molto delicato e se lasciato per troppo tempo alla luce si rovina. Pulisci la cartuccia il meglio possibile. Se hai una cappa aspirante e puoi usare aria compressa, è meglio. Butta via tutto il toner contenuto nella cartuccia. Ormai è toner che si trova da troppo tempo dentro il gruppo ed è quasi toner di scarto. Oppure puoi usare un aspiratoner come il nostro AT140. Altrimenti pulisci la cartuccia il meglio possibile all'aria aperta. Il tamburo si pulisce con un panno soffice ed alcol isopropilico, che è un tipo di alcol a veloce evaporazione che non lascia residui. Pulisci il filo corona usando un cotton fioc inumidito con alcol isopropilico oppure ammoniaca. Bisogna fare molta attenzione perché è delicato e potrebbe rompersi. Nel caso occorra cambiarlo, si può usare normale filo corona del 60 micron dorato. I difetti legati al filo corona sporco sono strisce bianche verticali sul foglio. Ora si può cominciare a rimontare la cartuccia. Metti il tamburo nel suo posto. Inserisci l'asta metallica. Nota che in una delle estremità dell'asta c'è una nocca. Inserisci l'asta dalla parte arrotondata. Rimetti il pezzo di plastica facendo combaciare la nocca dell'asta con il suo loggiamento. Rimetti la vite. Rimetti il coperchio spingendolo fino in fondo nei suoi ganci. Per resettare il contatore e cancellare il messaggio di cartuccia esaurita, ruota questa vite di plastica bianca in senso orario fino a che non si ferma. A questo punto il lavoro è terminato. Se ci sono problemi di qualità di stampa, bisogna pulire il rullo di sviluppo e la sua lama. Svita questa vite, sgancia il perno e togli il coperchio di plastica nero. Nota la posizione degli ingranaggi nel caso qualcuno dovesse staccarsi e togli 3 ingranaggi che vedi nel video. Togli la boccoletta di plastica bianca. E togli il rullo di sviluppo. Il rullo di sviluppo si può pulire con una leggera passata di alcol isopropilico. Con un cotton fioc pulisci il limite della lama metallica del rullo di sviluppo, facendo attenzione a non storgerla o danneggiarla. Potrebbe esserci del toner incrostato. A questo punto puoi cominciare a rimontare la cartuccia.